Trovati nel magico mondo di Proppy. Allora, voglio iniziare questo video questa volta in modo un po' più particolare perché sono super 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 emozionata perché non me lo aspettavo. Ho ricevuto un bellissimo e graditissimo regalo da una super ploppina. Allora, come avete visto appunto nell'introduzione, qui ho il libro di Benjamin Lancombe, che è appunto l'erbario delle fate, e niente, io sono super contenta, infatti non me lo aspettavo e purtroppo non vi ho potuto fare lo spacchettamento perché comunque ero emozionata, non me l'aspettavo, quindi l'adrenalina era troppa e ho dovuto per forza spacchettare tutto, insomma. E niente, comunque ci tengo comunque a precisare che era incartato in questa carta bellissima, guardate quanto è bella, infatti la conserverò con cura, con questo fiocco abbinato qui, faccio vedere, questo nastro, e ovviamente poi c'era questa letterina e guardate quanto è bella il bigliettino. Tutto, tutto, tutto stupendo. Io non me lo aspettavo. Infatti sono stata felicissima. Quante volte l'avrò detto? Ma è così. Oddio, non me lo aspettavo. È stupendo. Io infatti ovviamente ho ringraziato la persona che per privacy ovviamente non dirò il nome, ma tanto mi seguo, come lo so. Di sicuro che mi stai guardando e ti mando un fortissimo abbraccio, ti ringrazio dal profondo del cuore, non dovevi, ovviamente come dico a tutte le voi ploppine che mi fate i regali, io vabbè che rimango sempre lì come una scemotta perché mi emoziono e mi imbarazzo, e però perché nascondersi dietro un dito? È normale che mi fa tanto 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 piacere, infatti come vi ho scritto poi tra l'altro su Facebook, perché poi la gioia è stata grande, ho dovuto per forza condividere la mia gioia in una foto dove appunto sotto tra l'altro ringraziavo comunque tutti, perché non è ovviamente la prima volta che in fiera, anche soprattutto in fiera, vengono fatti dei piccoli doni e appunto vi dicevo, io ne sono profondamente grata, anche perché nella vita ho imparato a non dare nulla per scontato, in particolar modo gli affetti, e anzi soprattutto gli affetti, e pensare che grazie alle mie creazioni, quindi qualcosa che nasce da me, dalle mani, dal cuore, dalla passione, io riesco a trasmettere delle sensazioni positive. Tanto da permettere alle persone di affezionarsi a me è qualcosa di indescrivibile, che io non avrei mai, mai, mai potuto immaginare. E questo mi riempie il cuore di gioia e gratitudine. Quindi grazie, 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 grazie. Ora vi vorrei comunque far vedere delle creazioni che saranno disponibili a Romix. Che ricordo che si terrà presso la nuova Fiera di Roma dal 5 all'8 ottobre. Noi ci troveremo al padiglione 8, sì, ciao, al padiglione 5, 5, 5, padiglione 5, lo stand è P-Duck Shop e Ploppy, abbiamo le tovaglie bordeaux, se questo può aiutare insomma a individuarci. E come al solito potete controllare comunque la mia pagina Facebook, Instagram, tutte le informazioni qui sotto l'info box, basta cliccare la freccettina in basso sotto al titolo del video e vi usciranno tutti i link dove mi potete trovare. Allora, non so da voi, ma dalle mie parti è arrivato Halloween. È arrivato Halloween e mi sono fatta un po' delle creazioni ispirate appunto ad Halloween. E ora vi faccio vedere, anche se comunque queste qui le sto riproponendo perché in realtà se qualcuno insomma mi è venuto a trovare già in qualche fiera sa che sono delle creazioni che già ho proposto tempo fa, insomma. E niente, vabbè.
Questo è appunto lo scheletro di un gattino che lo andrò ad abbinare con questo pesciolino sempre a scheletro. E poi abbiamo Jack Skellington, oddio, si dice così, non lo so, vabbè, con questa tomba. Molto allegra sta situazione, perfetto. E sempre per rimanere in tema di allegria, perché non ci facciamo mancare niente, abbiamo anche il nostro carissimo Edward Mani di Forbici. Però dai, almeno è puccioso. Vediamo se lo faccio così avvicinare, forse si vede meglio. Abbiamo il nostro Edward. E per restare un po' sempre in tema dei personaggi che sono stati interpretati da Johnny Depp, vi faccio vedere anche Willy Wonka, il re del cioccolato. E abbiamo appunto Willy Wonka che sarà abbinato alla barretta del cioccolato. E poi, sempre in tema Johnny Depp, non poteva mica mancare lui. Ebbene sì, Pirati dei Caraibi, ispirata appunto al film Jack Sparrow. Io non so se a voi è mai capitato di vedere quella statuina, ma se così non fosse, vi invito di cercarla su Google. C'è una statuina fatta dalla Hot Toy di Jack Sparrow, ragazzi. È qualcosa di spettacolare. È come avere Jack tra le mani. È stupendo, e se non mi sbaglio, quelle statuine lì sono fatte con la stampante 3D. Mi sembra di aver capito, non ne sono certa, quindi magari ho detto una scemata. Però fatemi sapere se le conoscete o comunque se le avete viste, cosa ne pensate. Sono fenomenali. Allora, poi tornando alle mie creazioni pucciose, invece abbiamo questa che è appunto Aurora. Versione principessa col vestito rosa. Vediamo un attimo cos'è che non vi ho fatto vedere. Abbiamo, aspettate, Mary Poppins. Poi aspettate che vado alla ricerca delle creazioni che non vi ho fatto ancora vedere, ma credo che più o meno ci siamo. Perché questa ve l'ho mostrato nel video scorso. Queste sono. Ok, per quanto riguarda gli orecchini per oggi basta. Perché poi ci sono delle novità che preferisco farvi vedere appunto direttamente in fiera. Poi, e quindi casomai vi farò vedere dopo la fiera. E poi, sì, ok, alcune cose sono comunque da cuocere, vabbè, ve le faccio comunque vedere piano, senza fare disastri. Tipo, non so, Wally e Eva, che sono comunque. Aspettate, perché non metti a fuoco, ti odio. Che sono comunque questi personaggi che, come sapete, se mi seguite da tanto, insomma, io ho già proposto, ripropongo nuovamente anche a questo Romix. E mettiamoli qui, li devo cuocere. Poi vabbè, c'è, come si chiama, Newt Scamander, anche questo già fatto, però ve lo ripropongo sempre insieme allo snaso. Un piccolo Newt. Oh, che carino. E poi, ovviamente, non poteva mancare anche questa volta. Anzi, mai come questa volta non poteva mancare. Ops. Tan ta 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 tan 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 tan. Jon Snow. Se magari metti a fuoco. Eccolo. Il nostro Johnny. No. E poi vi faccio vedere questa volta delle. Aspettate, vediamo anche questo che è meglio rimetterlo nella teglia perché non è cotto. Arrivo, eh.
tanto così, giusto per farci un po' di compagnia. Dove lo metto? Dove lo metto? Mettiamolo qua. Allora, come vi feci vedere su Instagram, se seguite Instagram o comunque le mie stories, come sono English, certo, vabbè, ovviamente erano battute, ragazzi. E niente, allora vi feci vedere le vampirelle, che anche queste sono ancora da cuocere, ma vi voglio far vedere. Questa è la prima vampirella su questa mezzaluna che adoro, tutta decorata. E questa è l'altra, con calma, perché non è cotta, ve la faccio vedere. Un attimo, è che arrivo. Eccola qui. Questa è l'altra. Con vestito tutto sbrilluccicoso. Anche lei su questa mezzaluna. Comunque, ci tenevo a farvi vedere un attimo solo che clicco il fuoco. Che ho fatto anche appunto le. Come si chiama? I canini. Come una vera vampirella. Poi ancora, come sapete, soprattutto qui su YouTube, io vi feci vedere le volpine e vi sono piaciute tanto, e di questo me ne sono grata. E ho detto, perché no, facciamone anche altre. E ho fatto questa. Fatto questa e questa. Sto realizzando anche altri animali del bosco, però non è ancora completa, però vabbè, dopo vi faccio vedere comunque l'anteprima, tanto che fa. E aspettate che vi voglio far vedere quest'altra, sempre volpina. Allora, è da cuocere e da dipingere, in particolar modo l'uva, e mi faceva simpatia perché volevo appunto fare riprendere la favoletta o il detto, il proverbio, non so cosa sia con esattezza. Vabbè, quando la volpe non arriva all'uva, dice che è acerba, cioè che è brutta, che non è buona, insomma. E questo è il senso di questa creazione. Volevo unire l'uva alla volpina. Aspettate che vi vado a prendere anche l'altra creazione e poi abbiamo finito. Allora, questa è un work in progress, quindi non è completa assolutamente, però boh, inizio comunque, vabbè. Esce la napoletana che è me. Come vi ho detto, sto realizzando anche altre creature del bosco. E questa è una scoiattolina che ovviamente devo completare perché devo metterci le decorazioni. Ci voglio mettere della frutta secca. Ora vediamo un attimo. E non è finita. Vi voglio far vedere comunque insieme questa collezione dedicata agli animali del bosco. Eccola qua. E niente, ragazze, vi saluto proprio con questa. Prima di andar via, io su Instagram vi ho chiesto appunto se vi andava di fare questa collaborazione, e probabilmente presto ci sarà una collaborazione, però se ne parla sempre anche in questo caso dopo il Romix. E niente, vi ricordo che tutte queste creazioni saranno disponibili a Romix. Ci troviamo a Padiglione 5, PDAC Shop e Ploppy. Con questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!